Sono Marilu, siamo di nuovo qua per vedere altri piccoli passettini basilari per le line dance country. Abbiamo visto lo step, che è una cosa quasi inutile da spiegare perché abbiamo detto che è una camminata. Adesso vediamo altre cose veramente piccolissime, ma molto importanti, perché spesso ci servono per andare a chiudere passi un pochino più strutturati. Quindi, quando voi troverete scritto sullo step sheet o sullo script della vostra line dance, per esempio, che dovete eseguire uno stomp, dovrete fare una cosa di questo tipo. Se lo stomp viene eseguito di destro, stomp, cioè battiamo proprio con il peso del piede destro, con tutta la pianta del peso, di fianco al piede sinistro. Questo è uno stomp dove cambio peso, ovvero il piede che io batto terrà poi il peso. Potrebbe esserci scritto invece di fare uno stomp up, ovvero uno stomp senza tenere il peso sul piede che ha battuto. Quindi in questo caso io faccio uno stomp e rialzo il piede, cioè nel senso, o comunque se lo tengo appoggiato non ci porto il peso, quindi stomp. È un tempo, ovviamente, come avete visto. Solitamente gli stomp, insieme ad altri passettini che adesso vedremo, vengono utilizzati per la chiusura magari di un altro passo. Vi faccio un breve esempio. Adesso noi abbiamo fatto uno stomp di destro, ma ovviamente può essere richiesto uno stomp di sinistro. Comunque non è altro che una battuta proprio a pie pari con tutto il piede appoggiato in terra. Un esempio per farvi capire a cosa può servire uno stomp. Facciamo un passo semplicissimo, come può essere il vine, il grapevine, dove io apro, incrocio dietro e apro, e questi tre tempi sono i tempi del vine. Chiudo con un quarto tempo, in questo caso con uno stomp. Un altro passettino che spesso può essere richiesto anche sempre per chiudere un'altra sequenza di passi può essere un touch. Un touch non è altro che, come dice la parola stessa, un tocco. Quindi io tocco con la punta di fianco al piede sinistro, in questo caso perché ho fatto un touch di destro, mantenendo comunque il peso ovviamente sul piede sinistro. Un touch può anche essere fatto lateralmente, quindi porto fuori in questo caso la gamba destra e appoggio la punta destra. Il mio peso resta sempre sulla sinistra. Quindi vediamo un attimo: un touch di destro, un touch di sinistro, un touch laterale destro o un touch laterale sinistro. Attenzione! Un touch di destro è semplicemente touch, lateralmente touch, se lo faccio di sinistro, touch, lateralmente touch. Questi, come vedete, sono passettini proprio da un conto, solitamente vengono proprio messi magari a chiusura di un'altra sequenza di passi. Intanto vi saluto, ci vediamo ai prossimi passettini, sempre cose molto semplici. Alla prossima, ciao!